Ciao a tutti amici, cosa fareste nel caso vostro figlio fosse vittima di bullismo? Ovviamente è una domanda rivolta ai genitori. Non è semplice perché spesso i figli non ne parlano e preferiscono chiudersi in loro stessi a causa della vergogna. Bisognerebbe perciò scoprirlo da soli e dopo averlo scoperto, che succede? Si può fare qualcosa davvero per aiutarlo? Beh, nel video di oggi vedremo come il padre di una certa Masha ha reagito al bullismo. Ha dovuto fare qualcosa perché la cosa peggiore in tutta la storia era stata l'indifferenza degli insegnanti. Partiamo quindi per scoprire tutto. I genitori di Masha si sono trasferiti nella nuova città dopo anni vissuti in un piccolo comune, dove c'era poco o niente, solo campagna a dismisura. Per questo motivo e anche per far conoscere un po' il mondo alla figlia si sono trasferiti in città. Non proprio al centro con rumori troppo forti, giusto in periferia in modo comunque da avere tutte le comodità. L'hanno cresciuta con sani principi e con la giusta mentalità. Rispetta e sarai rispettata, le dicevano. Comportati bene e il mondo ti sorriderà. Però, nonostante lei fosse una bravissima bambina, successe comunque uno scandalo a scuola che coinvolse anche la preside e alcuni giornali locali. Dopo il trasferimento è andata in una nuova scuola. Già dal primo giorno ha cominciato ad avere problemi. Sfortunatamente non era bravissima a interagire con gli altri, anzi era molto timida e solitaria. E nella vecchia scuola aveva solo un'amica. Eppure stavolta avrebbe voluto con tutto il cuore farsi tante amicizie diverse. Ma come detto prima, le cose si sono messe male. Dopo la presentazione, un compagno di classe le ha chiesto da dove venisse e lei si è paralizzata completamente, non riuscendo a rispondere immediatamente. La sua timidezza l'aveva colpita di nuovo. Dopo circa un minuto aveva risposto, ma ormai era tardi. Quel compagno l'ha presa in giro per un'intera ora imitandola. Erano in tre a darle fastidio, ma nessuno sembrava volerla aiutare in quella classe. Tornò a casa quel giorno molto triste. Nei giorni a venire le cose non furono diverse. Quei tre compagni ancora le davano fastidio e nessun altro sembrava volersi avvicinare a lei. Per questo motivo cominciò a odiare la scuola, ma non riuscì a dirlo ai genitori. Li vedeva felici per il trasferimento e non voleva si rattristassero per colpa sua e quindi cominciò a simulare vari problemi per rimanere a casa, tipo una febbre indesiderata. Ma fortunatamente i genitori si resero conto in fretta che qualcosa non andava. Non era più la solita Masha, energica e sorridente di una volta, e spesso non aveva niente di che, ma voleva lo stesso saltare scuola. I suoi voti erano calati, non erano pessimi, ma nemmeno eccezionali come una volta. Le chiesero quale fosse il problema, ma niente da fare, lei non disse nulla. Sorrise per finta cercando di rassicurarli. Giorni più tardi però la madre riuscì a vederla in camera sua mentre piangeva e la abbracciò forte. Finalmente disse tutto. Alcuni ragazzi la bullizzavano a scuola, a volte la offendevano, a volte la prendevano in giro e altre volte le buttavano via le sue cose di nascosto nel cestino della classe, proprio come in quel giorno che si era messa a piangere. Aveva provato a parlarne con le maestre, ma nemmeno la coordinatrice volle fare qualcosa per aiutarla. Alzava sempre la mano per dirglielo, ma lei la ignorava come se non volesse problemi. Per riuscire a risolvere la situazione, il padre andò all'inizio con tutte le migliori intenzioni a parlare e discutere attentamente. Per trovare una soluzione, magari anche con i genitori dei bambini responsabili. Ma la coordinatrice ignorò ogni cosa, dicendo che non c'erano problemi e che stava esagerando Masha. Disse anche che avrebbe dato un occhio nel caso fosse successo qualcosa di serio. Il padre se ne andò con molti dubbi. La settimana seguente però successe di nuovo un fatto increscioso. Tutti i fogli del quaderno di Masha dove si era appuntata alcune cose durante la ricreazione vennero rovinati e buttati a terra. Le pagine stropicciate, una ad una. Questo la rattristò talmente tanto da farla gridare. Era stufa e chiamarono i suoi genitori per portarla via. Dopo averla riportata a casa, il padre, molto arrabbiato, andò direttamente dalla preside della scuola. Ma quest'ultima fece finta di essere impegnata piuttosto che accoglierlo in ufficio e parlare. Tornò il giorno dopo ancora e stavolta aspettò ben un'ora prima di poter entrare. Qui però le cose non andarono proprio come previste. La direttrice lo ignorò, facendo tutt'altro. A volte scriveva a computer, altre volte prendeva il cellulare e altre ancora prendeva dei fogli a caso da leggere, mentre annuiva ogni singola parola del padre, ovviamente per finta. Alla fine disse semplicemente che i bambini si divertono in questo modo nelle classi e non c'è nulla di male. Una risposta simile, da una persona che avrebbe dovuto vedere il benessere dei bambini prima di ogni altra cosa, l'ha lasciato spiazzato. Dopodiché, piuttosto che perdere la calma, decise di passare al piano B, che aveva conservato nel caso le cose fossero andate male. Aveva portato una borsa con lui piena di cose, cose scolastiche e fogli stropicciati. La prese per poi buttarne il contenuto per terra e sulla scrivania. Ecco qua, quindi se facciamo così, lei si diverte, giusto?
A mia figlia hanno fatto ciò dall'inizio della scuola, quasi. La preside era ovviamente rimasta scioccata dalla cosa. L'uomo aspettò dicesse qualcosa. Era curioso di sentire la reazione. Forse ho capito, disse a bassa voce, e l'uomo rispose. Beh, allora farà qualcosa, se no dovrò rivolgermi anche ai giornali locali, dicendo anche il suo nome e quello della scuola. Anzi, in realtà un mio amico vuole pubblicare la storia censurando tutto. Penso glielo permetterò, ma se non vuole fare nulla di concreto, toglieremo le censure. In più verrò ogni giorno a giocare con lei in questo modo, visto che la considera una cosa normalissima, o no? Il giorno seguente quindi la preside entrò in classe a riprendere quei bambini e chiamò i loro genitori. A quanto pare li conosceva bene perché bullizzavano anche altre bambine di altre classi. Molti genitori si sono lamentati, ma nessuno ha mai fatto nulla. Da quella storia Masha è cambiata di nuovo, tornando come era, sorridente e felice, e nonostante la timidezza è riuscita a farsi dei nuovi amici. Il gesto del padre è stato molto avventato, ma è stata la cosa giusta. Non ha fatto del male a nessuno, semplicemente mostrato come alcune cose non siano proprio divertentissime per un bambino. All'inizio pensavo sarebbe stato mandato via dall'ufficio, magari scortato dalla sicurezza, ma per fortuna un briciolo di comprensione ce l'aveva la preside. Speriamo quindi le cose in futuro continuino così, per questa strada, e che Masha e altri alunni non vengano più bullizzati.